Finalmente allenatori sono tornate in Italia tutte le carte gradate del famoso box break del set base in prima edizione. Per chi non fosse troppo aggiornato, 2 mesi fa abbiamo spacchettato sul mio canale Twitch un box del set base in prima edizione da ben 36 bustine, per un totale di più di 70.000 euro. La live è stata ovviamente ricaricata sul mio canale, la trovate nelle schede. Ma la vera figata sta nel fatto che tutti i partecipanti potevano mandare le carte spacchettate dal sottoscritto direttamente a Beckett. Questo con una collaborazione esclusiva, per non essere da meno, a Logan Paul. Tutte le carte spacchettate da quel box sarebbero tornati indietro con la sigla Frederick Breck. E io, se non vedo, non credo. E ora che ho visto, mi viene da piangere. Perché sono tornate tutte con la sigla. E questo, se permettete, è un evento per me incredibile. E non potevo non farci il video. E quindi andiamo a vedere che voti hanno preso queste carte. Io vi auguro una buona visione. È ufficialmente la prima volta che faccio un video simile, ma se mi lasciate tanti pollicioni all'insù potrebbe essere l'inizio di una nuova serie. Frederick che manda le proprie carte a gradare da Beckett. Successivamente tornano e ci vediamo i voti insieme. Tra l'altro sono tornate dopo ben 2 mesi e all'interno di questo pacco ci sono anche le mie 2 carte gradate. Non vi starete mica scordando che ho sbustato Gyarados e Zapdos solo, no? Chissà che voti avranno preso, ma ve le lascio alla fine del video, ovviamente. Prima ci guardiamo tutte le altre dei partecipanti. Perché un certo Federico Mattiello ha sbustato un Blastoise in prima edizione. Vediamo che voto ha preso. Oh, eccole qui, tutte in fila. E ovviamente da mamma Beckett. Perdonatemi altre case di gradazione, ma per me Beckett è un altro livello. Infatti tutte le carte in mio possesso che non mi sono state regalate sono state gradate tutte Beckett. Poi ho anche altre carte non gradate Beckett, eh. Tra l'altro carta che ha preso anche un bel 10. Ma questo è un altro video, perché a breve pubblicherò la mia intera collezione di Charizard. Preparatevi perché all'interno ci saranno mine simili. E se siete interessati a questo tipo di cornici, su Frederick Store le trovate nella sezione Case in Plexiglass. Per le vostre PSA potrebbe essere un bel colpaccio. A breve metteremo anche quello per le Beckett. Dovrebbero essere esauriti, ma a breve torneranno disponibili. Ora, queste dovrebbero essere le mie, che andiamo entrambe a vedere alla fine. Tra l'altro dall'etichetta capisco già alcune cose. Di solito l'etichetta bianca si dà quando hanno preso meno di 8, mentre argentata più di 8, quindi vediamo. Sono a coppie e quindi, amico Grax, parto proprio da te. Quanto avranno preso le tue carte? Poi ovviamente alla fine di questo video saranno immediatamente spedite, eh? Grax, se non sbaglio, aveva anche pullato una holo. Grax, mi permetto di fare così. Vediamo. Oh, un 8.5 per questo Clefairy Holo del buon Grax. Una bustina, una holo. Va che spettacolo, gente. Bellissima. Carta incredibile. 8.5 non è male. Sapete che quelle del set base uscivano tutte storte. Quindi Grax, direi un bel colpaccio. Un 9.5 e un altro 9.5 per caso per il Surface. Peccatissimo. Va bene, questo è il back. E vediamo anche l'altra. Comunque complimenti Grax, carta della Madonna in collezione. Soprattutto per il fatto che non esistono troppe carte di Clefairy Holo. A parte il Clefairy, Grax ne ha anche un'altra. Ora uscirò solo le carte più importanti, dalla cover. Abbiamo un Bulbasaur che gli ha preso 9. Ammazza, oh. Quasi 10, mancava pochissimo. Eccola qui, altra carta per il buon Grax. 9 per lui.
che non esco, esco solo quelle più importanti. Bene, non voglio permettermi di toccarle tutte con le mie mani, anche perché insomma hanno pagato non poco per averle. È il minimo, no? Eccolo qua, pacchettino per Grax. Un salutone al mitico. Continuiamo. Bonfanti, vediamo un po'. Abbiamo un... Olè! Un bellissimo 8.5 per questo Hitmonchan. Sempre 9.5, guardate, tanti 10, veramente mancava pochissimo. E la cosa speciale che non vi ho mostrato prima, ma forse la cosa più importante, è che sotto Hitmonchan c'è scritto proprio Frederick Breck. Beh, non siamo da meno al buon Logan Paul. Certo, non abbiamo i milioni in banca, ma sicuramente questo, insomma, non potevamo permetterglielo, no? Super super super, 8.5 per questo Hitmonchan. Bella bella bella. Marchesani, vediamo lui. Olè! Un bel 8.5 anche per lui. Oh, non è andata male, eh. Guardate che poteva andare anche molto peggio con questo tipo di carte. Un bel Magneton. Wow, 8.5. Ma il Corners ha preso sempre 9.5, pazzesco. Il Surface 8, tutti i Surface hanno preso pochissimo, chissà come mai. Mamma mia. Però, comunque, una gran gran carta. E anche Magneton ce l'abbiamo. Peccato che non è uscito quel dannato Charizard, eh. Marchetti e Marchesani sono due persone diverse, ovviamente, e ne ha due. Attenzione, perché io vedo un oro, e l'oro è sempre 9.5, perché poi quel 10 è Black Label. Vediamo un po' cosa ha trovato. Clefairy Doll, 9.5, ragazzi, incredibile. Si è fatto gradare questa, non l'avrei mai detto. Gem Mint, carta perfetta quasi, veramente quasi perfetta. Ma nessun Black Label, che sarebbe praticamente, ragazzi, il massimo della gradazione che può dare Beckett, e ti dà proprio 10 su tutto. E l'altra invece è un... Oh, Bulbasaur, eccolo qui. Beh, gli starter vanno gradati, eh. Guglielmi, che ha pullato. Oh, un Wartortle, che ha preso 9. 9.5, 9.5, 9.5. Peccato per la centratura, questa poteva essere benissimo un gold. Assolutamente. Ringrazio nuovamente tutte le persone che hanno partecipato a questo box break, e vi ricordo che verso settembre-ottobre lanceremo i prossimi. E come già annunciato, saranno belli pesanti. Sì, sì, proprio leggermente pesanti, giusto un po'. Inutile che vi dica qual è il terzo. Andiamo avanti con Soresina, che ha pullato un... Oh, Pikachu! 8.5 anche per lui. Sempre Frederick Breck. Un'altra gold di Rossi, che ha pullato un... Oh, oh, super rimozione di energia. Per ora solo le addestramento hanno preso 9.5. Incredibile. Edge 10, la prima 10 che vediamo qui. Questa, ragazzi, era vicinissima al Black Label. Wow! Il nostro amico Toanta, che per un attimo si è cagato sotto, perché quando ha visto il rosso poteva essere Charizard, ma non era Charizard, ma bensì un bellissimo... Oh, Ninetales! Wow! Che ha preso 8.5. Bella, 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 ragazzi, questa poteva essere Charizard. È una bella trollata, però carta, ragazzi, incredibile. Andiamo a vedere il back. Back quasi perfetto, se non fosse per questo piccolo puntino qua sotto. E carta micidiale, veramente incredibile. Che ne pensate per il buon Toanta? Ovviamente grazie, bro, per aver partecipato. Siamo quasi giunti alla fine, abbiamo due carte e ha puntato Cannavale. Se sono starter o è la mascotte, beh, sapete qual è il risultato. Belle, belle, belle entrambe. In America sono un po' stronzetti a dare i 10, vi dico la verità. Haven, che ne ha ben 3. Anche per lui, entrambi gli starter, che non mancano mai. In questo caso abbiamo un bellissimo... Oh, Nidoking. Wow, anche questo fantastico, 8.5. Carta, ragazzi, mostruosa.
Wow, che figata pazzesca. Che figata. Wow. Nidoking, ragazzi, incredibile. Veramente incredibile. Questo è il back. Come vi sembra? E ora il momento che tutti voi stavate aspettando. Ma non prima di avermi lasciato un bel mi piace, un commentino qui sotto e soprattutto avete attivato la campanellina. Il nostro Federico Mattiello, l'unico ad aver trovato almeno uno dei tre starter ed è proprio, porca vacca, un Blastoise 8.5. Ho i brividi, ragazzi, carta mostruosa. Per quel maledetto di Federico Mattiello che durante il box break Neo Revelation ha pullato anche, perché questo non gli bastava, Shining Gyarados. Wow, e anche quella penso che tornerà presto. Wow, gran carta. Immaginatevi se prendeva un 10. Ma io non ci avrei dormito la notte. Grande Federico Mattiello che ha supportato il box break e tra l'altro ha comprato tre bustine. Tutte le altre ha deciso di donarle proprio a voi sub di Twitch. Abbiamo fatto l'estrazione settimana scorsa, prima del Modena Nerd. E insomma, vi siete beccati le restanti carte del buon Federico Mattiello. Non è da tutti comprarsi 3.600 euro di bustine e poi, no, donare il contenuto. Grazie Fede, grazie mille. Gran carta. Ma ora ci sono le mie. Le ultime due. Tra l'altro l'unica che ha preso quello bianco, vabbè. La sfortuna nella fortuna, no? Perché in due pacchetti, due holo, ragazzi, ho sgravato. Zapdos è la prima ed ha preso un 8. Peccato per il Surface che ha preso 7. Mamma mia. Peccato che ha preso 8 lì. Per il Surface. Vabbè, comunque niente male, una gran carta, guardate qui. Fenomenale, a mio parere. Un bel Zapdos solo. Ovviamente, ragazzi, mai in vendita. Queste sono il mio ricordo personale. Voi sapete che alla fine mancavano solo queste, mancava Zapdos, Charizard, Venusaur e poi mancava questa. Mancava Gyarados. Voi vi rendete conto che se io non avessi trovato queste due avrei potuto trovare Venusaur e Charizard nei miei pacchetti, cioè sarebbe stato, ragazzi, fuori di testa, mi avrebbero dato subito dello scam, quindi meno male non l'ho trovate. Però non potevo non prenderle in un evento simile. Ho messo anche io dei soldi per far vedere che insomma partecipo. Bella, peccato per queste macchiette che vedete qui, vedete, sulla luce. Il back non è male. Belle e soprattutto la soddisfazione, no? Di aver messo il Federic Break proprio qua sopra. Una bella soddisfazione. Che dire, allenatori? Il video finisce qui. Grazie a tutti di cuore per aver partecipato al box break. E non solo coloro che hanno preso le bustine, ma anche voi che avete guardato la live. Ve la lascio nelle schede per recuperarvela. E niente, ci vediamo ai prossimi box break e ai prossimi arrivi di Beckett. Ragazzi, arriva roba forte. Preparatevi e al video della mia collezione di Charizard che arriverà molto presto. La sto sistemando per voi. Ciao!